Arredi, computer, ecografi, strumenti medicali e tutto ciò che serve per accogliere al meglio i pazienti che frequentano il reparto. Insomma, un day hospital ematologico completamente rinnovato. Perché entrare in una struttura un po' vecchia, con del mobilio vecchio, dell'aspetto quasi fatiscente, insomma, una struttura che aveva più di 20 anni e che non era mai stata rinnovata, insomma, non aiutava i pazienti ad affrontare le chemioterapie, come dice lei, col sorriso sulla bocca. Ora è più facile, e è più facile anche per gli operatori. L'associazione AIL Federico Luzzi di Arezzo, nata nel 2009 per ricordare il campione di tennis prematuramente scomparso proprio a causa di una leucemia, ha deciso di investire 100.000 euro per migliorare l'accoglienza, il comfort e la funzionalità di questa parte dell'ospedale. È proprio per dare questa speranza, questo filo di luce alle persone che affrontano la malattia e che fortunatamente oggi col progresso della ricerca, sovvenzionato anche dalle donazioni dei nostri sostenitori, riesce a farli avere speranze più rose per il futuro. È per questo che noi cerchiamo di aiutarli, per farli stare meglio, nel ricordo di questo ragazzo che ha creato un vuoto enorme nella nostra famiglia, nei nostri cuori, però sopravvive in ricordo di una cosa che aiuta il prossimo a 360 gradi. Il segnale di oggi non è soltanto una donazione in termini materiali, c'è molto di più, c'è la costruzione di un rapporto di fiducia, c'è un'alleanza che viene ad essere sottolineata ed alimentata, e questo è motivo di gratitudine e di orgoglio. Il reparto in media effettua ogni giorno 30 prelievi di sangue, 3 biopsie del midollo osseo e nel corso della giornata circa 20 terapie su letti e poltrone. Ha in carico circa 600 pazienti ed effettua 5.000 visite all'anno. Preziosa la collaborazione con AIL. Stiamo lavorando per dare all'ematologia un volto nuovo, più fresco, purtroppo frequentato da persone che non stanno bene, quindi un posto bello, arioso e luminoso fa bene allo spirito.